Battute, Padalino interviene su Baggio e l'arbitro sguizzato concede il calcio di rigore. Tira dal dischetto lo stesso Baggio e realizza la rete dell'1-0. Quindi al decimo è Matrecano a fermare il fantasista bianconero. Ripresa. Al quinto, ancora Padalino, interviene su Di Canio e sguizzato decreta la seconda massima punizione dell'incontro. Rivediamo l'episodio contestato dai giocatori del Foggia nella sequenza dal basso. Tira dagli 11 metri Baggio e firma il gol del 2-0. Al settimo, Carrera serve lo scatenato Baggio, che in assenza di Schillaci gioca più avanzato e inventa il 3-0 per i padroni di casa. Con il Foggia in silenzio stampa, ascoltiamo ora le interviste realizzate da Franco Costa. Da quando sei alla Juventus forse questa è una delle giornate più significative, tre gol